Buongiorno a tutte ragazze e bentornate sul mio canale. Oggi un breve video, scusatemi se non vi mostro perché è mattina. Sono stata svegliata dal corriere che mi stava consegnando un pacchetto di una collaborazione e quindi in questo momento sto effettuando l'unboxing, quindi meglio che non mi faccio vedere di faccia perché sono veramente assonnata e tutta sfatta, quindi lasciamo stare, non vi dico il corriere quando mi ha visto tutta impapuccata per non farmi vedere che stavo dormendo. E non so perché stamattina il corriere è passato molto presto. Comunque lasciamo stare, meglio così. E quindi vi voglio far vedere l'unboxing di questa collaborazione. Voi già conoscete l'azienda, si tratta della Maison du Savon de Marseille di Firenze. La proprietaria Susanna, che ringrazio ancora di vero cuore, è molto gentile. Questo è il pacchettino, ovviamente ho tolto la carta dove c'era scritto il mio indirizzo. Apriamo insieme. Intravedo una bella scritta come suo solito. I pacchetti della Maison du Savon di Firenze sono davvero davvero bellissimi e traspare davvero la dolcezza e la fantasia che ha Susanna, la titolare. È veramente veramente dolce. Grazie, grazie mille. Sono sempre lusingata quando ricevo talmente tanta dolcezza. Allora, qua dice: la felicità non è altro che il profumo del nostro animo. Bellissimo. Qui c'è il simbolo della Maison. Ok, qua c'è una lunga lettera per me. Vediamo un po'. Allora, ciao Alfia, in questo pacchetto troverai 3 fogli idratanti corpo dell'oil. Sono una novità assoluta nel mondo dell'idratazione corpo, poiché sostituite da fogli organici imbevuti di burri altamente nutrienti per il corpo e confezionati in bustine monodose, che li rendono indispensabili in viaggio, in palestra o comunque quando siamo fuori casa. Naturalmente 100% bio. Ottimo, questa è una novità, non l'avevo mai vista in giro. Infatti sono curiosa di provare e vedere veramente come sono. Altra cosa che volevo farti testare è un rossetto della Zero Collection. Ah, della Zero Collection di Nouveau Cosmetics. Ok, Nouveau Cosmetics la conosco. Si tratta di una collezione ispirata all'armocromia, composta da 12 rossetti in 12 colorazioni che si suddividono in 4 stagioni. Oh, interessante. Autumn, Winter, Spring e Summer. Ogni stagione ha delle differenti palette, colori di riferimento e per capire quali sono fatte per noi dobbiamo osservare con attenzione il colorito della nostra pelle e la risposta del colore su di essa. Bellissimo. Allora, tutti i rossetti uniscono le proprietà benefiche e la dermocompatibilità delle materie prime naturali di origine vegetale alla performance della texture e del colore. Sono senza siliconi, senza petrolati e sono testati dermatologicamente presso il centro di cosmetologia dell'Università di Ferrara. Ovvio che sia tutto naturale, non avevamo dubbi. Troverai anche 3 profumatissime cialdine della Herthes Home. Sono cialdine di soia profumatissime, ecosostenibili e completamente senza paraffina. Visto che usi tanto le cialde, vorrei tu provassi queste e mi dicessi il tuo parere. Io le adoro. Dolcissima Susanna. Ti ho messo nel pacchetto anche perfettina la Lip Contouring Pencil di Neve Cosmetics. Quella non ha proprio bisogno di presentazioni. Ti ho inviato anche qualche campioncino di prodotti presenti in negozio. Sperando sia tutto di tuo gradimento, ti mando un abbraccio ed un grosso smack, Susanna. Grazie Susanna, veramente sei dolcissima. Adesso apro tutto. Va bene, vediamo un poco. Allora, ok, questi sono dei campioncini di prodotti che praticamente ha in negozio. Carinissime queste bustine, che bello. Sono delle bustine fatte in carta di riso dove all'interno ci sono tutti i campioncini di prodotti
Bellissimo. Fammi vedere un po'. Nature mousse per il corpo. Magari poi vi lascio una foto a fine video per farvi vedere per bene poi tutti i campioncini che mi ha lasciato Susanna nel pacchettino. Queste sono le tre bustine. Poi ecco qua. Queste sono quelle lì che diceva lei. Praticamente Oila, grazie al suo mini formato non occupa spazio. Dopo la doccia a casa, dopo l'attività sportiva, Oila è pronta all'uso e ti regala una rapida idratazione a prova di situazione. Sono dei prodotti veramente ottimi, quindi ci tengo molto a provarli, perché non, veramente in giro non ne ho visti. Sono prodotti nuovissimi e vedremo di cosa si tratta. Intravedo un rossettino della Nouveau, della nuova collezione. Questa si chiama Orchid. Apriamolo insieme. Questo è il pack esterno, molto minimal. Questa è la colorazione. Bello, è una sorta di viola orchidea, giustamente. Proviamo il colore. Veramente bello. Lo so che mo c'è poca luce, però dopo vi faccio le foto a fine video di tutti gli swatch e i prodotti fatti per bene. Interessante come rossetto, quindi lo voglio assolutamente provare. Qui c'è la perfettina di Neve Cosmetics, penso che voi la conosciate già. Una matita veramente ottima per contornare le labbra, ma io non la uso solo per quello, la uso anche per quando realizzo dei trucchi particolari per delinearli. Quindi poi va bene, poi vi farò vedere. E questo è l'altro pacchettino. Mi dispiace anche aprirli perché sono troppo carini, veramente. E sicuramente ci saranno le cialdine di candele. Vediamo un po'. Mamma mia, fuoriesce un profumo stupendo. Ecco qua. Allora, questa è la locandina forse delle candele. Dopo ve la faccio vedere. Eccole qui. Allora, queste sono le cialdine da sciogliere, un po' come le Yankee Candle, se voi sapete che io le adoro. E queste sono la Hearth and Home, il marchio, e questa è la profumazione Twilight, è blu. Ovviamente non vi so dire la profumazione, poi quando magari le proverò vi farò sapere come mi trovo. Poi c'è la Violet Moon, questa qui, che è viola. E poi c'è buonissimo mandorle e vaniglia. Questa è sicuramente una profumazione natalizia. E non vedo l'ora di provarle, veramente. Mamma mia, che odore! Buonissime. E questa è la locandina delle candele. Praticamente hanno il packaging anche delle candele in vetro, molto simili alle Yankee Candle, quindi sicuramente saranno ottime, anzi forse di più, perché sono naturali, quindi non contengono principi o profumazioni che danno fastidio. Vi farò sapere. E niente ragazze, questi sono i prodotti che mi ha inviato la Maison du Savon de Marseille di Firenze. Io vi metto sempre tutti i riferimenti del negozio, del numero di telefono per raggiungere il negozio e tutti i link a tutti i social
per raggiungerli e per poter ordinare anche online, perché spediscono anche a casa vostra. E niente ragazze, io adesso vi lascio alle foto di tutti i prodotti uno per uno e vi faccio vedere i vari dettagli e le colorazioni. Ci vediamo alla prossima, spero che questo video unboxing in diretta vi sia stato utile. Sicuramente vi farò delle recensioni più accurate una volta provati i prodotti. Se voi non mi seguite, vi suggerisco di seguirmi su Instagram Alfia Makeup, perché lì quotidianamente, quando uso un prodotto oppure voglio dirvi qualche cosa in merito a qualcosa che sto usando, io ve lo dico lì nelle stories, perché è più diretto. Invece su YouTube devo registrare, editare e poi pubblicarlo, quindi vi consiglio di aggiungermi su Instagram. Pertanto io vi saluto, ci vediamo alla prossima e mi raccomando, sostenetemi sempre con un like a questo video, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto e attivate la campanella degli aggiornamenti. Noi ci vediamo presto e un bacione, e grazie ancora alla Maison de Savon de Marseille di Firenze. Un bacione, ciao bellezze! Thank you.